Buongiorno a tutti, finalmente un mi preparo con voi, me li chiedete tantissimi, vi piacciono da morire e anche a me piace tanto farne, solo che veramente ultimamente non ho tempo di respirare. E questo è un video che è perfetto per questo periodo perché è con i buoni propositi. Intanto applico il siero riequilibrante di Biofficina Toscana, che è stato il mio siero preferito di tutta l'estate, usato sotto al trucco ma anche sotto ai solari. Si asciuga bene e poi soprattutto mi asciuga anche un po', diciamo, l'eccesso di sebo. Mi è piaciuto tantissimo. Non metto la crema contorno occhi perché me ne sono dimenticata di prenderla e vado di super fretta. Intanto poi applico il Flat Perfection di Neve Cosmetics con questo pennello qui che è della Bellium 957, ma lo applico da bagnato e sotto mano qui ho questa qui che è di Nuxe, che è un'acqua diciamo per fissare il trucco, quindi una sorta di Pix Plus. Cagnolini che abbaiano, sì. Dicevo, questo è un periodo un po' frenetico, però voglio appunto fare questo video per prima di tutto mostrarvi la nuova collezione di Neve Cosmetics, ma poi per parlarvi dei buoni propositi non di questo anno, cioè non di settembre, ma dell'anno prossimo. Direte voi, sì, ma siamo a settembre. Beh, vi anticipo che da gennaio molto probabilmente non farò più video per Bionic Francia, né tantomeno farò il post su Facebook e tutto, perché non riesco a seguire entrambe le cose e quindi ho deciso di lasciare questo altro lavoro che comunque mi è piaciuto tantissimo, fino adesso mi ha dato tante soddisfazioni, ma principalmente non riesco a fare entrambe le cose bene, cioè il mio lavoro attuale e i video che veramente mi richiedono tantissimo tempo. La compresa di questo fondotinta è modulabile, nel senso che io voglio una compresa molto lieve, non mi va di appesantire, e quindi sto usando questo qui anche perché una volta che si asciuga non c'è manco bisogno di mettere la cipria. Dicevo, come buoni propositi, voglio iniziare a fare dei video, non adesso, non stiamo parlando di quest'anno, cioè nel senso di quest'anno sì, vedrete dei miei video sicuramente, ma quando avrò tempo, ma voglio riprendere a fare i video in maniera sistematica, ma ancora più sistematica, esattamente come sto facendo per Bionic Francia, cioè una volta a settimana. Con la sicurezza che una volta a settimana voglio farli anche per il mio canale e cioè, ovviamente saranno fatti un po' come mi preparo con voi, sempre colloquiali che vi piacciono molto di più rispetto agli altri video dove magari vedete il tutorial ed è un po' più freddo anche, no? Mettendo la contour manina, manina? La contour manina, sì, la manina che sfuma, vedete? Siccome il fondotinta sotto non si era completamente asciugato, si sta asciugando anche con questa. Poi un altro proposito è: voglio perdere altri 3 kg. Allora, tra poco vedrete anche un video dove vi parlo della dieta che ho fatto a luglio, giugno-luglio. Ve ne ho parlato già, ve l'ho anticipato, però voglio farvi la recensione, cioè nel senso come mi sono trovata alla fine, cioè vi ho detto che avrei iniziato, che l'avrei fatta, mi avete criticato e così via, però com'è andata alla fine? Come mi vedete? Cioè sto bene, sono sana, tutto a posto e quindi voglio farvi una recensione di quella, però voglio perdere comunque questi chili di troppo, cioè questi 3 kg adesso sono, ne erano 13. Che mi davano pesantezza, quindi questo è un altro proposito. Vedete? Metto un po' di correttore, questo è quello di Nabla, il 2.0. Scusate se i cani abbaiano, ma sono cagnolini del vicino che, poverelli, devono pure parlare loro. E non mi posso chiudere dentro, fa caldo. Stasera che faccio? Andiamo a cena con dei miei colleghi che sono a Napoli. Ci sono, vabbè, siamo in 4 in Campania. Però in tutta Italia siamo tipo 53 e sono venuti 2 miei colleghi, uno da Roma e uno dalla Puglia, che saluto, Tonio, Arturo, Vincenzo, Valeria, Daniele e così via. Vi
applico un pizzico di primer Potion Urban Decay, però questo qui leggermente colorato, che è Sin, che non amo particolarmente, ma siccome ho il primer, quello originale, nella valigetta da trucco, perché ho fatto due trucchi sposa nella stessa giornata ieri, non ho avuto modo di mettere a posto che perché oggi mi sono impigrita, e dicevo andiamo a mangiare una pizza a Napoli, quindi applico Kendra, che è questo blush di Nabla, che è meraviglioso. Adesso che si è asciugato il fondotinta, riesco ad applicarlo. Questo è uno dei miei blush preferiti. Mi piace da morire, sia per la sfumabilità che proprio questa tonalità che sta bene, secondo me, sia agli incarnati molto chiari che a quelli medi che a quelli scuri. E poi vado ad applicare un illuminante che è questo qui della Gerard Cosmetics, che mi è arrivato rotto. L'ho ordinato che c'era uno sconto particolare sul sito, il 50% tipo, e mi è arrivato scassato. Comunque lo applico, che è meraviglioso, solo che vi giuro mi aspettavo un poco poco in più, cioè. Poi un altro buono proposito è farvi vedere quello che ho comprato a New York. C'ho la lista dei video da registrare, ma veramente ve l'ho detto, c'ho poco tempo, quindi adesso per farvi capire sono le 7, io tra 20 minuti devo prendere la macchina e andare a prendere Marco, quindi ansia. Questa è la collezione che adesso testiamo insieme, che è la Mutation, ed è formata da 6 nuove matite occhi, che sono queste qui, e 4 labbra, che sono invece queste. Queste sopra sono matite labbra e quelle sotto sono le matite occhi. Vedete com'è? Sono viva! Poi è formata da questa palette qui, vedete dove c'è scritto Mutation. Questi ombretti qui, ma oltre a questi ce ne sono altre due tonalità. Questa qui che è quella che andrò a utilizzare per questo tutorial, perché si abbina benissimo alla maglietta che ho. Ma anche questo pesca che vedete che è comunque un pastello. Scusate, era un po' gialla. Comunque ho messo qui l'illuminante, questo qui, che ha i riflessi, diciamo, viola, rosa. Poi il prossimo colore che vado ad utilizzare è Human, che è questo rame molto particolare, e lo applico su tutta la palpebra, stesso con le dita. Vedete, è una sorta di pesca ramato, meraviglioso. Che poi sui miei occhi, lo sapete, i colori caldi vincono sempre. Ok. Poi che faccio con questo qui, che è un bordeaux, vado in questa parte esterna a creare una sorta di V, no? La classica sfumatura che si crea per dare profondità, e con un pennellino applico il prodotto e con uno pulito, sempre la sfumatura, me lo sfumo, lo diffondo. Poi do ancora maggiore gradualità con un nero, questo è un nero matte semplice. Poi andiamo ad utilizzare una matita, e in questo caso questa qui che mi avete chiesto in tantissimi di farvi vedere com'è eyeliner, Serendipity, questo verde acqua che su un colore caldo così dovrebbe fare un effetto wow. La vostra Simona si è dimenticata di prendere un pennello piccolino, quindi non verrà la riga, ma finirà così, ok? Poi all'interno della rima applico la matita nera di Urban Decay. E poi il mascara mio preferito di quest'estate, che continua a essere anche in questo periodo, che è questo qui di Kiko, che è il volume Sculpt, che ha questo scovolo pazzesco. Allora, questo non è il waterproof. Io ho provato anche il waterproof e sono entrambi veramente ottimi.
Anche se il waterproof l'ho provato a mare e un po' si sgretolava, però vabbè, ci stava pure. Questo ad esempio è un po' vecchiotto, cioè nel senso che l'ho comprato a luglio e un po' si è essiccato, però ok. E poi ridefinisco le mie sorrecchie che, scusatemi, ma le dovrei anche rifare con questa matita della Rimmel. È una matita che ho comprato recentemente proprio per vedere anche marche un po' più low cost che cosa dicono, ovviamente, perché è sempre bello provare marche nuove. E questa c'ha anche riflessi un po' rossicci per i miei capelli che attualmente sono di un colore un po' indefinito. Sulle labbra testiamo invece Delirium, che è sempre una matita della nuova collezione, e la mettiamo su tutte le labbra come rossetto. Asciugate sempre gli angoli della bocca perché se no la matita non scrive. Cioè è bellissimo. Mi è venuta voglia di fare anche un'altra cosa, cioè lo stesso illuminante di prima lo applico al centro come riflesso. Non so se è bellissimo, ma questo illuminante qui lo applico anche al di sopra di questo, per dare questo leggero riflesso anche rosa. E niente, è tutto. Allora, dovete assolutamente comprare questa matita che è bellissima. Vi saluto.